nazione si chiama Matteo Ammai. Vergognati! Ma perché mi devo vergognare? Ognuno ha le sue passioni. Chi è che conosce qua in sala Gatteo Amare? Pochissimi, anzi, non ho proprio sentito nessuno, per forza. Perché Gatteo Amare è un piccolissimo paesino nel cuore della Romagna, affacciato sull'Adriatico. E io da bambina ci andavo tutte le estati. Partivo con la mia mamma, mio fratello, mio papà da Zuchville, Svizzera tedesca, e ci facevamo 10 ore di macchina in un piccolissimo maggiolino senza aria condizionata, con tutti i finestrini sigillati, perché non dovevamo rovinare la cotonatura di mamma, che poi fumava come una turca, però non faceva niente, perché sapevo che si andava a Gatteo Amare. Che bello, per me Gatteo Amare era esotica, è come per voi andare alle Maldive, è la stessa cosa. Io sento ancora lo scampanellio delle biciclette sul lungomare, sento, non so, il rumore della sala giochi, il sapore del petto di pollo della pensione ferita. Quello mi è proprio rimasto impresso nella mente. E anche nel tuo stomaco. Io dormivo con te, certe spettinate. Oh, cosa dici? Il petto di pollo era magico, ma poi c'era il gelato al fior di latte. Che buono che era. Per voi è normale, perché l'avevate, se ci siete cresciuti. Io adoravo il gelato al fior di latte, perché ragazzi, in Svizzera non c'era, Che vita di merda! E che mi hai chiamato direttamente gli orologi a Q? Ma cosa c'entra? Gatteo Amare era il paese delle favole per me, popolato da principi azzurri italiani. Eh sì, perché io ero svizzera tedesca, per cui... Cocca, lo sai che sei una gran pataca, te. Mi fai più gusto di un ciccio, oh, romantico. Oppure, non so, il primo bacio con William sulla spiaggia. Cocca, lo sai, hai perso la lingua, io non l'ho mica sentita, eh? Un poeta. E poi era pieno di peli, William, peli sulla faccia, peli sul petto, peli sulla schiena. Era una moquette. Io non so come ho fatto a vederlo sexy, ma era così, ero innamorata. E lui mi veniva tutto orgoglioso, mi guardava e diceva, cocca, il pelo mette sicurezza.